Eccoci Mauro, buongiorno, rieccoci ad un'altra registrazione. Stavolta, la facciamo, di, la facciamo di lunedì perché c'è stato qualche, qualche impegno eh, nel giorno solito che, che registriamo. Intanto, complimenti a chi ci sta seguendo, perché ho capito che c'è un po' di persone, un bel po' di persone che sono diventati del, come dire, degli ascoltatori, mettiamolo così fissi. E che a quanto pare stanno apprezzando. Questo naturalmente ci fa molto piacere, perché il nostro scopo non è quello di essere apprezzati. Il nostro scopo è quello di divulgare comunque delle informazioni. Delle, delle informazioni. E oggi andremo ancora più a fondo, quindi magari è il caso che tu ci, eh, ci, ci illustri brevemente di che cosa parleremo oggi. Io, ho qua la scaletta, ma preferisco naturalmente. Certo. Che... Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati con il concetto di evoluzione omogenea del dogma, e in sostanza, diciamo per semplificare al massimo, anche a rischio un po' di banalizzare, ma non credo tutto sommato, evoluzione omogenea della dottrina. Abbiamo visto che cosa significhi andare nella direzione della omogeneità. E non invece della disomogeneità, e ce l'avamo lasciati con una domanda che cerco di riformulare meglio perché ho visto che qualcuno ha detto la domanda è un po' contorta. Mi sembrava chiara, ma la riformulo comunque perché è da lì che partiremo oggi: cioè, di quale parte della rivelazione è evoluzione omogenea la libertà religiosa. Così la domanda adesso è chiara, l'abbiamo davanti, cioè, da che cosa viene fuori a partire Do dalla, dove destrina, sta scritto, dalla tre... sostanza, dove sta scritto? Sì, oppure esatto, dove sta scritto o nella rivelazione oppure anche nei documenti pontifici, eccetera. Da dove viene fuori? Questa è la domanda. Allora, se abbiamo visto la volta scorsa il cambiamento come ehm, com il cambiamento, diciamo omogeneo, oggi vediamo invece il, cam il cambiamento come stravolgimento, cioè come modifica, non come ampliamento, come sviluppo di ciò che è già implicito che deve essere reso esplicito, ma proprio come diciamo modifica. Allora Elia. In un clima di distacco crescente dalla tradizione e di costante avvicinamento al mondo, quale noi credo abbiamo delineato nel corso delle scorse eh, puntate, chiamiamole così, di trionfo del modernismo, di trionfo del secolarismo, è perfettamente logico, perfettamente logico, tutto quanto è accaduto da qualche decennio a questa parte. È perfettamente logico, abbiamo una coerenza assoluta quindi niente colpi di scena, niente rivoluzioni, semmai la rivoluzione c'è stata prima, semmai la rivoluzione c'è stata prima. Le molteplici, diciamo, e inedite innovazioni del Vaticano II rappresentano, attenzione a quello che dico, in alcuni, ma fondamentali casi, quindi non è che sia tutto, ma diciamo in alcuni, ma fondamentali casi un allontanamento impressionante dal magistero di sempre e sottolineo quel alcuni ma fondamentali casi. Me ne basta uno eh, che sia fondamentale, cioè non a me maurostenico, ma ne basta uno che sia fondamentale. Certo, se è fondamentale, certo, se è fondamentale. Che nel senso che riguarda proprio i fondamenti, eh? riguarda eh. proprio letteralmente i fondamenti. Allora, secondo Marcel De Cortes, che avevamo con l'intellettuale, che avevamo già citato nelle scorse volte, c'è stata anche, anche un'ambiguità profonda del linguaggio usato. Lui dà nella sua opera L'intelligenza in pericolo di morte che già abbiamo citato questa citazione che adesso vado a condividere con te e con chiunque vedrà questo video. Allora ve la vado a cercare perché credo meriti, eh, valga veramente la pena di essere visionata per intero. Allora, presentazione dalla diapositiva corrente. Dice. Poi io farò un piccolo commento, eh. I padri conciliari si sono spinti ad imitare i politici odierni, lanciati alla ricerca di formule che sublimano la capra e il cavolo in discorsi vaporosi che contentano tutti. Non sono parole da poco. I padri non si sono accordati su delle realtà, ma sopra un linguaggio dai rapporti incerti con la realtà. E noi sappiamo lì che il linguaggio modifica anche la realtà, lo sappiamo. Certo. Lo prova che le più, opposte, le più opposte interpretazioni dei testi sono venute immediatamente alla luce ed è apparsa una mentalità post-conciliare impegnata a svuotare le parole usate dal loro residuo riferimento al mondo della grazia per applicarle come forme vuote a un mondo dissacrato. Il tentativo sarebbe stato impossibile se il Concilio avesse serbato il linguaggio tradizionale della Chiesa. Poi lui prosegue, eccetera. A me di questa citazione basterebbe riportare alcune parole, non tutte, alcune parole. In parte iniziale, i padri conciliari si sono spinti ad imitare i politici odierni. Allora Elia, che cosa fa, torniamo a noi, il politico odierno sostanzialmente ricerca il compromesso. Il politico odierno ricerca il compromesso. Allora, sia chiaro che quando si ha a che fare con delle questioni prettamente umane, prettamente umane, eh, che non tangono né la fede né la morale, ci sta. Il compromesso ci sta. Ad esempio, se in un comune dobbiamo costruire una strada e ci sono due persone che hanno necessità, falla da questa, falla da sinistra, eccetera. Noi possiamo anche cercare un compromesso, una via di mezzo che accontenti un po' tutto, un po' tutti. Ma è applicabile questo nel campo della morale e della fede? Perché attenzione, stiamo parlando di livelli assai, assai diversi. Allora, l'ambiguità del linguaggio. Posso fare una precisazione? Vai, prego. Allora, il loro obiettivo non è contentare tutti, quindi io concordo sul resto della citazione, ma in questo passaggio ho un'idea un po' diversa. L'obiettivo, lo scopo non è contentare tutti, è non far accorgere dei cambiamenti man mano che vengono introdotti, almeno all'inizio era così. Quindi l'obiettivo non è accontentare, ma usare un linguaggio che può essere interpretato in vari modi. E man mano che si va avanti, una certa interpretazione prende sempre più piede. Quindi è per non creare un allarme eh, immediato, percepibile, ma di far passare le cose poco per volta. Quindi l'obiettivo non è accontentare. L'obiettivo è cominciare a cambiare qualcosa nella mente, nella percezione, nelle condizioni della persona in maniera graduale. Questo è il vero scopo. Perché se invece io lo metto sul piano del consenso e eh, probabilmente sto sbagliando non gliene frega del consenso nel senso che è una tecnica per far passare una serie di cose senza che il fedele o almeno la stragrande maggioranza dei fedeli lo percepiscano questa è la tecnica che viene usata tanto vero che poi man mano che viene avanti quando ormai sono tutti addormentati storditi e ipnotizzati si fanno passare delle cose enormi, ma ormai abbiamo a che fare con fedeli che sono storditi, addormentati, ipnotizzati, e quindi gli fai passare tutto. Non ci tenevo, Mauro, a fare questa, questa precisazione? Per carità, per carità. Anzi, è. è... Va, va, va benissimo e anche perché si stava, adesso stavo sviluppando un attimino la citazione. Perfetto. Allora, come stavo dicendo, l'ambiguità del linguaggio in realtà è madre di innumerevoli trappole, è madre di innumerevoli trappole, ovvero sia di pericolosi equivoci, perché nell'ambiguità ci sta tutto il contrario di tutto, eh. specie quando si affrontano peraltro questioni che hanno a che fare con la salvezza dell'anima. Quindi noi stiamo parlando di fede. Allora, in matematica si insegna, lo si insegna già diciamo mh, fra i rudimenti iniziali, che più per meno dà sempre meno. D'accordo? Moltiplica il più per meno, dà sempre il meno. Quindi accettare l'ambiguità e approvarla in qualche modo è anche sempre, in fondo, accettare l'allontanamento del vero. Ora io direi, io direi, e credo che questo sia importante, che nei documenti, in alcuni, anzi, guarda, concedo ancora di più. In alcune parti di alcuni documenti, per mantenermi proprio sul piano prudente massimo, in alcune parti di alcuni documenti vi è proprio più che ambiguità del linguaggio, addirittura si va oltre l'ambiguità. A volte infatti le cose vengono dette in maniera chiarissima, netta, chiarissima. È poi su questa chiarezza che si vuole cercare di costruire un'ermeneutica contraria e questo e quell'altro. Allora, sai perché lo dico? Perché si è detto che i problemi con le novità conciliari Sarebbero sorti a seguito di una cattiva interpretazione, una cattiva ermeneutica che non vede la continuità con la tradizione. E che quindi ci sarebbe la possibilità. Questo è quello che, diciamo, molti teologi hanno detto, eh, sia chiaro, non solo teologi, e che potrebbe esserci invece un'interpretazione che fa vedere la perfetta continuità con la tradizione. Allora la domanda è: è davvero così? Oggi, in questa puntata, prenderemo, diciamo, come esempio paradigmatico il discorso della libertà religiosa. D'accordo, prima di fare questo, però vorrei sottolineare anche da Ratzinger portato davanti anche da Ratzinger quando nei commenti qualcuno scrive Ratzinger, Benedetto XVI, eccetera, facesse i conti con queste cose e con quanto magari stai per dire, prego Mauro. Sì, e... ecco e cerchiamo proprio di, di motivare tutte queste cose, anche documenti alla mano. Allora, Ilia, sì. io tengo a precisare una roba perché su questo voglio essere chiaro, io qui non sto Parlando di cose, non vogliamo noi parlare di supposizioni. Ah, ma no, ma secondo me ha detto. Noi in questo momento ci stiamo rifacendo i documenti, quindi ecco. non serve neanche ad andare a cercare di otrologie. Documenti, vediamo quello che è stato scritto e che è stato detto. No, partiamo da lì, partiamo da lì, ok? Lo dico perché ci sono, ci sono autori, sia chiaro, ben più competenti del sottoscritto. Infinitamente ho avuto, ad esempio, l'occasione recentemente di leggere. Un volume monumentale in due parti sul Concilio Vaticano II, dove fa vedere proprio il retroterra di tutte le varie persone, però io non cosa che io non sarei in grado di fare perché non ho le allora ci rifacciamo in questo momento, ci rifacciamo ai documenti scritti. Questa è la premessa fondamentale. Carissimo. E io vorrei iniziare dicendo che tutte le cose insegnate dal Vaticano II hanno attenzione pretesa di obbedienza, non sono opzionali. Cioè, non è che il fedele se vuole può aderire, se non vuole, può... no, no, hanno pretesa di obbedienza. Tutto ciò che il Papa, in qualità di vicario di Cristo, prescrive come da credere perennemente in materia di fede o morale, è infallibile. Non soltanto i dogmi, non soltanto i dogmi proclamati, insomma, solennemente, come sappiamo. Quindi, tutto dipende dal fatto se il Papa voglia o no vincolare i fedeli in maniera duratura. Ora le decisioni conciliari sono state accompagnate ufficialmente da questo, da questo vincolo, nonostante talvolta si dica il contrario, si dica che sia stato un consiglio pastorale no? che non ha definito alcun che. Diciamo un, quasi verrebbe quasi da dire. Che in alcuni casi sembra che sia stato così come un'assemblea consultiva, sai, sai, una cosa del genere. In realtà volevo solo dire, anche... Mauro, che il Papa è infallibile a determinate condizioni, però. Sì, 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 però io volevo, 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 leggere, volevo leggere quello che è stato detto proprio da Paolo VI, così andiamo direttamente alla fonte. Allora, se vedi questa slide... Allora, nella eh, lettera apostolica in Spiritus Santo Congregatum, siamo all'8 dicembre 1965, viene detto questo. Stabiliamo e comandiamo. Che tutto ciò che è stato deciso in forma sinodale dal Concilio sia fedelmente e scrupolosamente osservato da tutti i fedeli, a gloria di Dio, a onore della Santa Madre Chiesa e per la tranquillità e la pace di tutti gli uomini. Questo proclamiamo, decretiamo, disponendo che la presente lettera sia e permanga sempre ferma, valida ed efficace, ed abbia e ottenga pieni e integri effetti, e sia totalmente convalidata ora e in futuro da coloro ai quali spetta o potrà aspettare così si dovrà di norma giudicare e definire ed ora in poi, occhio, ed ora in poi sarà invalido e nullo quello che si vorrà attentare altrimenti su queste cose da chiunque, da qualsiasi autorità scientemente o per ignoranza. Io credo che la posizione sia chiara, non, quindi non c'è una cosa come dire "ma sì, sapete questo è quello che dicono i tempi, quindi se volete sarebbe meglio conformarsi. Io credo che le cose siano dette in maniera chiara. E ripeto, questo è un documento ufficiale, non stiamo facendo supposizioni. Questo Sai, è un comando, un comando vero e proprio. Eh certo, eh, eh sì, eh sì. Tra l'altro anche della messa di San Pio V era stato detto così, da, da Papa San Pio V stesso. Poi abbiamo visto che in realtà le cose sono, sono cambiate. Chiuso, chiudo la certo. parentesi immediatamente. Allora, vediamo, veniamo alla libertà religiosa come diritto naturale. Difatti, il Concilio Vaticano II è autore di quella dichiarazione intitolata Dignitatis Humanae, 7 dicembre 1965. Che cosa afferma? Detto in termini molto semplici, poi bisognerà approfondire: la libertà religiosa. È un diritto naturale dell'uomo che deve essere tutelato come diritto naturale non solo in foro interno, ma in foro esterno, in foro esterno, in foro esterno pure da parte della Chiesa, salvo in caso in, il caso in cui questo diritto non sfoci nel disordine pubblico. Quindi, diciamo in cose contrarie all'ordine pubblico: non lo so, come eh, manifestazioni di protesta religiose che potrebbero creare non lo so, dei crimini, del, del, delle violenze, qualcosa, qualcosa del genere. Quindi, come avremo modo di mh, vedere, il limite che viene posto al diritto di libertà religiosa in questo documento, in questa dichiarazione, non è di stampo teologico, ma di stampo politico. Sì. Di stampo politico, ok? Di, 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 di ordine, ordine pubblico. Ora, attenzione, il fatto che a una certa religione precisamente alla religione cattolica, alla fede, non si possa essere forzati. È sempre stato ammesso dalla Chiesa. È sempre stato ammesso dalla Chiesa questo. Ma non è che sia stato ammesso la libertà di culto per questo motivo. È assurdo, come sosteneva qualcuno, dire che i papi dei secoli scorsi, ora ne citeremo alcuni, abbiano semplicemente voluto condannare una libertà religiosa sfrenata, senza nessun vincolo, quella libertà sfrenata e limitata della loro epoca sai abbiamo il discorso del risorgimento di una libertà sfrenata e i papi condannano semplicemente certi eccessi no no nelle encicliche ricordiamo sempre che i papi utilizzano parole e concetti sì di una certa epoca rivestiti di linguaggio di una certa epoca ma che devono avere un carattere perenne indipendenti dalle circostanze storiche allora io ne citerei alcuni perché anche qua andiamo a vedere alcuni esempi guarda ne abbiamo tre Già l'enciclica Mirari Vos del 1832 di Papa Gregorio XVI condannava le libertà religiose. Okay? L'enciclica Qui Pluribus 1846 di Papa Pio IX afferma che l'indifferentismo, perché alla fine è lì che siamo diretti verso l'indifferentismo religioso, certo, 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 sia, certo. Contrario alla, sia contrario alla ragione perché? perché annulla la differenza fra vero e falso. La ragione, ci spiega Papa Pio IX, deve rendersi conto che Dio è l'autore della fede e ossequiare la fede, perché tutte le azioni e i pensieri che la fede impone agli uomini provengono da Dio, d'accordo? Stiamo sempre su Papa Pio IX. L'enciclica Singulari Quidem, 1856, ancora una volta viene condannato l'indifferentismo religioso, che viene definito come fetidissimo errore, che fa credere alla possibilità di salvarsi con qualsiasi religione. Ancora l'enciclica Quanta cura, sempre Papa Pio IX, 1864 stavolta, condanna il naturalismo, che vorrebbe la società governata senza riguardo alla religione, o perlomeno senza distinguere fra le religioni. E da qui deriverebbe allora la cosiddetta libertà di coscienza e di culto, che non dovrebbe essere limitata, secondo questa. Tesi, questa teoria che il Papa condanna, non dovrebbe essere limitata dall'autorità civile né ecclesiastica. Addirittura, Papa Pio IX dice che questa libertà di culto, tra virgolette, è anche una libertà della perdizione. Quindi, concedendo all'uomo la possibilità di discutere tutto in nome della religione, si giungerebbe infine anche a impugnare la stessa verità. D'accordo? Quindi, concediamo la libertà di discussione su tutto. Chiaro che poi si arriva anche ad impugnare la verità stessa. Attenzione, a questa enciclica è anche allegato il famoso syllabus, sì. il syllabus praticamente che è ancora più tranciante, il famoso sillabo che condanna 80 proposizioni. Noi ovvia ovviamente non le possiamo leggere tutte. Chiunque sia interessato trova quello che vuole su internet, ci sono resoconti, ci sono anche... È una, lettura, <coughs> è una lettura indispensabile, fondamentale comunque, questo ricordiamolo. Perché lì certo. si trovano tutti gli errori. Esatto. E tra l'altro direi anche, Elia, se mi permetti, Prego. odiatissima dalla mentalità modernista. Cioè è questa lettura è odiatissima dalla mentalità modernista. Mi è capitato di parlare con persone ma come si era permesso Pio IX di scendere in questi particolari? Ma che cosa... Cioè, insomma, attenzione. Allora, il syllabus, dicevamo, è ancora più tranciante. Perché, fra queste 80 proposizioni condannate, ne cito qualcuno, è diviso in parti, eh, in sezioni: sì, 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 sì. E il panteismo, il naturalismo, il razionalismo. Viene condannata la proposizione per la quale Dio evolve e la ragione umana è arbitra del bene e del male, che la rivelazione imperfetta sia soggetta a progresso, seguendo il progresso della ragione umana. Quindi la rivelazione evolve no? con, la, con la ragione umana. Che i dogmi siano oggetto di indagini della scienza naturale e della filosofia e che la ragione possa, con le sue sole forze, pervenire alla conoscenza di tutti i dogmi. E noi abbiamo visto che in realtà le verità soprannaturali vanno al di là della forza della, della, sola, della forza della sola ragione. Che la filosofia debba essere affrontata senza tener conto della rivelazione. Ce ne sono molte altre. A noi ne interessano tre, tre ne cito di queste proposizioni. Proposizione numero 15 condannata, che ogni uomo sia libero di abbracciare e professare la religione che, con il lume naturale, abbia riconosciuto come vera. 15. Proposizione 16, che gli uomini possano trovare la via della salvezza nel culto di qualsiasi religione. Proposizione 18, che il protestantesimo sia semplicemente una forma diversa della vera religione cristiana, ma in pratica altrettanto gradita a Dio. Okay? Quindi abbiamo tre pro pro proposizioni che sono scritte in maniera netta. Mm. Mi verrebbe da dire che mm, non c'è tanto spazio per l'ermeneutica su queste proposizioni. Poi per carità alzo le mani, però no non mi sembra almeno. Ma andiamo avanti con un altro papa, un papa che credo non che gli altri fossero da meno, ma grandioso, grandioso. Esatto. Le Leone XIII, veramente un papa grandioso. Nell'enciclica Immortale dei siamo... Straordinaria, molto... tra l'altro, che invito a leggere. Straordinaria, che invito a leggere, chi ci ascolta, leggetela. Perfetto. La trovate, la trovate gratuitamente, molto gratuitamente certo. su internet. Potete anche scaricarla. Veramente certo. straordinaria questa enciclica. Prego, Mauro. Ecco, tra l'altro tutte le cose che stiamo dicendo sono controllabili da chiunque. Chiunque Beh. vada sul motore di ricerca, cerchi i documenti, quello che vuole, quello che vuole e controlli se... Queste, queste frasi sono man manipolate. Se vogliono, faccia quello, quello che volete, quello che volete. Allora, nella Immortale Dei, Leone XIII insegna come gli stati debbano onorare Dio nell'unica forma di religione che gli mostrò di volere. La società, attenzione, deve avere Dio come autore e fine ultimo. E a lui, chiaramente la società diciamo, eh, civile si occupa di quello che è il bene naturale. Poi la Chiesa del bene soprannaturale, però la società civile deve porre anche le basi eh, per il culto, deve porre le basi per il, culto, per il culto religioso. A Dio è dovuto quindi il culto, spiega l'Emon XIII, tramite la vera fede. Se si, obiettasse, se si obiettasse che il compito della società civile è occuparsi delle cose temporali e non della religione, si deve rispondere che la società civile deve indirizzare le forze dei suoi membri affinché non si allontanino dal fine ultimo. Attenzione, perché i papi dei secoli precedenti parlavano di tolleranza religiosa, eh? occhio, occhio perché qui dobbiamo capirci però, tolleranza religiosa solo nel momento in cui dovesse servire per evitare un male peggiore, un male peggiore. Quindi mh, è, è sempre un, un discorso molto delicato, ma se ne parlava. Ma non certamente nei termini nei quali se ne parlò decenni dopo. Assolutamente no. Credo con questo di aver posto, insomma, abbiamo posto delle basi adesso per addentrarci nel documento, Dignitatis umane. Bene, iniziamo subito. Allora, qui ci sono tante citazioni, mano a mano le leggeremo, le leggeremo mano a mano che procederemo nella spiegazione. Allora, di fronte a tutto questo, la famosa dignità tisumane, che cosa fa? Vede nel diritto alla libertà religiosa una conquista della modernità, è una conquista della modernità, della quale prima non si era consapevoli, eh no, perché serviva la modernità, naturalmente, alla quale si sarebbe giunti attraverso la cresciuta consapevolezza della dignità della persona, quindi la modernità, non so cosa sia la modernità e io devo ancora capirlo francamente però la modernità ha messo nuova luce ha messo in luce diciamo maggiori dettagli della dignità umana dunque ne ha immerso anche il giusto diritto diritto naturale alla libertà religiosa Ah, io ho dato la mia definizione di modernità. Scusa, sono un po'. No, sono, sono, sono molto. Sono ironico, Elia, nel senso. Esagerato. Che la modernità è una deriva totale. È questa. È una? Non, non ho sentito è, deriva, è, una... è una deriva totale. Ah, ok, sì, sì, sì. Certo. certo. Allora, prima citazione: Nell'età contemporanea, gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà. Ma, ma chiedo scusa, ma quando in passato ci sono state le eresie, non era gente che cercava di agire di propria, voleva agire di propria iniziativa? Chiudo la parentesi, andiamo avanti. Quindi, ormai ci sta spiegando questa frase, ci spiega il documento, sarebbero le persone stesse, a postulare precisi limiti giuridici per i poteri dell'autorità pubblica, in modo, in modo, questo è detto nel paragrafo 1 paragrafo 1 che non siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà, e in questa onesta libertà rientra pure la libertà religiosa, una libertà prosegue di fatto il documento sempre al paragrafo 1 che riguarda soprattutto i valori dello spirito. È in primo luogo il libero esercizio della religione nella società. Ok? Questi sono insegnamenti di questo documento. Allora, proprio a partire da queste nuove aspirazioni, e siamo alla seconda citazione, questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa e che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana. Occhio, occhio, quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata è la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. Quindi praticamente eh, altrove ci dice il documento che il Concilio Vaticano ha rimeditato alla luce di questa modernità la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa traendo nuovi elementi in costante armonia con quelli già posseduti. Occhio però, perché la dignità tisumane comunque dice una cosa, dice, eh, se così possiamo dire, eh, una specie di onore delle armi, perché dice comunque il Concilio afferma che l'unica vera religione, dice, crediamo, crediamo, sussista nella Chiesa Cattolica. E su questo sussista poi c'è tutta una discussione da fare però la faremo non oggi eh? non in questa occasione ma la faremo quindi morale della favola se noi prendiamo questa seconda citazione paragrafo 2 in realtà non era il paragrafo 1 questa ma il paragrafo 2 ci viene spiegato che il diritto alla libertà religiosa si fonda sulla dignità della persona per come è fatta conoscere dalla rivelazione nel senso che è, è pe perfettamente compatibile con la parola di Dio rivelata, perfettamente compatibile. Il dovere di cercare la verità religiosa, che viene poi affermato al paragrafo 3, perché si parla di un dovere di cercare la verità religiosa, deve essere concretizzato in modo rispondente alla dignità della persona e alla sua natura sociale, cioè con una ricerca, torniamo a noi, altrimenti penso che aver sott'occhio sempre le citazioni possa creare confusione, dicevamo il dovere di cercare la verità religiosa deve essere concretizzato in modo rispondente ancora una volta alla dignità della persona e alla sua natura sociale, cioè con una ricerca condotta liberamente. Praticamente abbiamo sentito decine di volte il termine libertà, 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 quando in passato i papi, la tradizione, i teologi sono sempre stati molto prudenti nell'usare il concetto di libertà non è che la negassero eh? però doveva essere capito che cosa si intendesse veramente per libertà questo è il punto ma anche in filosofia e in politica il concetto di libertà va declinato in maniera diciamo in maniera precisa allora l'uomo coglie gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza la sua coscienza deve essere seguita dall'uomo stesso in ogni attività per raggiungere Dio non si deve quindi costringere l'uomo ad agire contro la propria coscienza. Ce lo dice sempre il documento Dignità Tisumane, paragrafo 3, ripeto: non si deve costringere ad agire contro la sua coscienza, specialmente. Questo lo aggiungiamo noi, ma è stato detto: in campo religioso. Naturalmente, viene da chiedersi Elia a questo punto, come, cosa pensare a proposito di una cattiva coscienza o di una coscienza che non venga guidata perché ricerca da condurre liberamente, ricerca da condurre liberamente. In realtà c'è sempre stata questa coscienza da che cosa è composta. Esatto, eh. esattamente, esattamente. Il documento però prosegue, va avanti, perché ci dice molto di più di questo, molto più di questo. L'esercizio della religione, come sappiamo, consiste in atti interni, volontari e liberi, quindi in un foro interno e in atti esterni. Allora, il foro interno, che è quello che riguarda la coscienza, il segreto del cuore, è completamente libero nel senso che non può essere comandato né proibito dall'autorità umana. Solo Dio conosce i segreti dei cuori, solo Dio. Ma guarda Elia, che non è una novità, nel senso che la Chiesa non ha mai preteso di giudicare dell'interiorità. Perché? Perché solo Dio conosce i segreti del cuore. O per miracolo qualche santo, il santo curato d'Ars, che rincorreva i penitenti, che si confessavano quando si confessavano male. Guarda che tu non hai confessato questo ma stiamo parlando di, di, di miracoli. Difatti, un insegnamento sempre importante è quello del seguente, De internis non judicat ecclesia. La Chiesa non giudica dell'interiorità. Non può farlo, non lo può fare. D'accordo? Però l'uomo ha anche una natura sociale. Allora, la natura sociale fa sì che l'uomo possa esprimere esternamente, quindi foro esterno, quelli che sono gli atti interni della religione. Ad esempio, quando io mi faccio il segno della croce, no? quando io prego il rosario, non lo so, davanti a una statua, quando io vado alla messa, sono tutti foro esterno, quindi riguarda atti pubblici, atti che in sostanza coinvolgono anche la socialità della persona. E allora, che cosa dice il documento partendo dal concetto di libertà religiosa? Che tu, devi dare la possibilità a qualsiasi componente del foro interno di qualsiasi culto di manifestarsi esternamente, anzi devi tutelare questo diritto e lo devi persino proteggere e, e, come si dice, ehm, e sviluppare, insomma, da dargli dar seguito. Negare questo, negare questo significherebbe fare ingiuria all'ordine voluto da Dio. Anche qua andiamo a leggere direttamente il documento. Paragrafo 3. Si fa ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico, informato a giustizia. Quindi, ancora una volta, stiamo parlando del limite politico, che è solo l'ordine pubblico. Come dire, guarda che, qua, della che qui della verità del culto a noi non frega niente. Non ci interessa se la religione sia vera o falsa, ormai la consapevolezza dell'uomo moderno è la libertà di culto, quindi mh, quello, che, quello che si vuole, l'importante è che tu non turbi l'ordine pubblico, questo è il problema. Penso sia abbastanza, abbastanza chiaro. Chiarissimo. Allora, considerazione, facciamo una considerazione. Ma allora tutti quei profeti... Leggiamo l'Antico Testamento, che si opposero, per la verità, non tantissimi, però eh, qual qualche coraggioso ci fu. Eh? Se leggiamo il libro dei re, è, pi è pieno insomma di tradimenti del culto, però quei profeti e quei re che si opposero coraggiosamente al culto di Baal e degli altri idoli, e eh, che cosa diciamo di quelli? Allora sono stati tutti diciamo eh, personaggi di un passato che è bene che scompaiano, e i santi e i martiri. Non mi pare che i santi e i martiri dei primi secoli fossero a favore della libertà religiosa quando subivano strazi veramente incredibili pur di non, in, di non bruciare l'incenso o agli idoli o agli imperatori. Sarebbe bastato loro intanto bruciare un po' di incenso alle divinità dello Stato, no? componente politica e all'imperatore, poi mettersi a discutere liberamente di teologia. Ma San Giovanni Bosco, Elia San Giovanni Bosco, che voleva tenere i suoi giovani lontani da tutti i culti sì. non cattolici. E allora cosa diciamo di San Giovanni Bosco? Diciamo che ha sbagliato. Ma diciamo che ha sbagliato allora a questo punto anche nostro Signore, no? Perché nostro Signore sembra che nei Vangeli dia un ordine molto preciso. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi poi non avrà creduto sarà condannato. Cioè, dov'è dov qui la, la, la libertà religiosa? Ma, ripeto, magari, guarda Elia, che il limite, il limite è, 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 è di chi contesta questi documenti, magari, eh? Sia chiaro. <ride> cioè, sono un po' ironico, però a me sembrano istruzioni precise. Molto chiare. Andiamo sì. avanti. Andiamo avanti e siamo sì. alla quarta citazione, paragrafo sesto. La dignità disumane afferma... Sembra il contrario di ciò che dice nostro Signore, che abbiamo appena riportato. Perché? Perché scrive che adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla Chiesa. Alla Chiesa, ok? Adoperarsi positivamente, quindi dandosi da fare per il diritto alla libertà religiosa, spetta eh? alla Chiesa, e agli altri gruppi religiosi a ciascuno nel modo adesso proprio tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene comune tutelare e promuovere gli inviolabili eccolo là diritti dell'uomo eccolo là è dovere essenziale di ogni potere civile occhio perché l'abbiamo detto una marea di volte noi nei diritti dell'uomo possiamo fare rientrare quello che, che vogliamo, vogliamo quello che vogliamo inclusi l'aborto, inclusi l'eutanasia e tutte le altre cose. Tutto, tutto quello che vogliamo. A me ha sempre sorpreso, perché tra tutte le cose che si dicono sono tutte strabilianti, no? ma l'uso di questa terminologia «diritti dell'uomo», eppure già all'epoca era chiara, non è che fosse una, una, una roba nuova, dice, ma sì, dobbiamo ancora... Cioè, era già chiaro dove avrebbe portato il termine «diritto dell'uomo». Comunque eh, significa, no. significa anche eh, accantonare il diritto naturale e il diritto divino. Eh, eh sì, certo, eh, sì, qua c'è già il germe contenuto in questa frase, che poi è l'uomo che, 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 che decide i diritti dell'uomo. Eh sì, eh, eh sì. Vabbè, no, no, eh, sì, ci sarà il germe dell'accantonamento, <ride> cioè. della rottamazione del diritto naturale e del diritto divino. Certo, io Beh. metto l'uomo al centro. Praticamente Beh. questo è un documento che pone l'uomo al centro. Punto. No, ma non ti dico neanche la natura, no. l'uomo, l'uomo, l'uomo. Allora, questo, ciò che è veramente significativo della dichiarazione è che la libertà religiosa venga giustificata adducendo la rivelazione. L'abbiamo visto. Sì. Il ragionamento è semplice, tra virgolette, eh. Se alla verità si deve aderire volontariamente e liberamente, il documento ne conclude che l'instaurazione di un clima di piena libertà, siccome io non posso costringerti in foro interno ad adore, allora tu devi arrivarci liberamente, allora instaurare un clima di piena libertà religiosa favorirebbe la nascita di un ambiente sociale in cui la maggior parte degli uomini abbraccerebbe la fede cristiana. Quindi se apriamo alla libertà religiosa vedrai... Che la maggior parte degli uomini arriveranno ad abbracciare la vera fede. Bah, insomma. Che teoria. Basterebbe... No, ma neanche perché basterebbe lo studio della storia della Chiesa per dimostrare come c'è stata la necessità di martiri per difendere la, fe... la fede, per difendere la Chiesa, la dottrina. E che molti dei cosiddetti liberi, dei cosiddetti liberi, l'hanno impugnata invece. La dottrina, la fede, i dogmi, la Chiesa. Lutero, Calvino... In Inghilterra eh, beh, siamo stati. Per fare solo... Cioè, hai, hai, tra l'altro tu hai citato qualche nome. Qualche certo, nome, qualche nome giusto per fare qualche esempio. Quindi. In duemila anni, sai, ne abbiamo di, di esempi. Allora, a riprova delle sue affermazioni, nel paragrafo 11, la dignità tisumane ricorda come gli stessi discepoli di Cristo non abbiano mai forzato alcuno alla conversione. L'unico strumento usato fu la parola di Dio. Questi discepoli sapevano... Questo è quello che dice la Dignitatis, eh? Sapevano che Dio vuole che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità, ma nel contempo, scrive, avevano riguardo per i deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal modo come ognuno di noi renderà conto di sé a Dio, qui citazione dall'Epistola ai Romani, e si è tenuto a obbedire chiusa, chiusa, il resto è umana e si è tenuto a obbedire soltanto alla propria coscienza. Te la ripeto Guarda, perché io stesso nel leggerla dico magari ho capito male ho trascritto male allora Dio vuole che tutti gli uomini arrivino alla conoscenza della verità certo ma nel contempo i discepoli di Cristo avevano riguardo per i deboli sebbene fossero nell'errore mostrando in tal modo come ognuno di noi renderà conto di sé a Dio citazione a San Paolo chiusa la citazione e sia tenuto a obbedire soltanto alla propria coscienza chiaro? chiaro quindi in altre, parte poi è lampante. Quindi. In altre parole, i discepoli di Cristo ritenevano e accettavano la che la sovrana assoluta fosse la coscienza individuale. Questo ci sta dicendo il documento. Cioè, la, do la domanda è: i discepoli di Cristo facevano questo? Cioè, Loro facevano questo? Secondo il documento, sì, questo facevano. Mm? Ma ti vado a prendere un'altra citazione, perché guarda che qui sono citazioni su citazioni ufficiali. Allora, la Chiesa, pertanto, paragrafo 12, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli Apostoli, quando riconosce come rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce. Questa è la via di Cristo. Favorire la libertà religiosa è rivelato ed è la via di Cristo, d'accordo? Quindi non solo riconoscere, ma anche favorire. Anche favorire la libertà religiosa è l'insegnamento conciliare. Certo. Come detto prima, in maniera diciamo, mi verrebbe da dire astuta, non manca l'onore delle armi alla fede cristiana, che si manifesta nell'esortazione nell finale del documento a promuovere la dottrina cattolica nel contesto di una libertà religiosa, che deve ovunque essere munita di tutela giuridica, quindi comunque anche la religione cattolica deve avere una tutela giuridica come tutti gli altri culti, in modo che ovunque vengano osservati i doveri e i diritti supremi degli esseri umani attinenti alla libera espressione della vita religiosa nella società. Chiuso. Questa è la dignitatis umane. Questa è la umana. Se qualcuno ritiene che questi documenti siano stati dal sottoscritto letti male, può essere Prenda le citazioni, sono scritte, veda i paragrafi e vada a leggere e veda se ci sono citazioni manipolate oppure, sai, metto una parola al posto di un'altra manipolazione. Si verifichi, si verifichi, punto. Ora, Elia. Ci sono, sono documenti conciliari, no? Eh, sì. Eh, eh beh sì, certo, eh, dignità disumane. Adesso leggeremo qualcosa della Gaudium et Spes e qualcosa della Nostra Etate, che in realtà è anteriore di qualche mese, ma poco importa, eh, poco importa. Allora, nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes, anch'essa datata 7 dicembre 1965, viene sottolineata la necessità di garantire all'uomo la libertà religiosa. Ok? Mm? Occorre che sia reso accessibile all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana. Il vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita, a fondare una famiglia, il diritto all'educazione, al lavoro, alla reputazione, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire eh? e alla giusta libertà anche in campo religioso. Ok? Se ci fosse stato, se fosse finita la, la citazione, diciamo. Possibilità dell'educazione, dello stato di vita, ci sarebbe anche stato, ci sarebbe anche stato, e alla giusta libertà anche in campo religioso. Questo è il punto. Ora, una vita veramente umana quindi richiede la possibilità di agire secondo il dettato della propria coscienza e la libertà religiosa. Cosa possiamo commentare di fronte a questa citazione? Potremmo commentare tanto. Semplicemente noi ci limitiamo a questo, che concepire come doverosa da parte della Chiesa e per chi è nella Chiesa, perché occhio che la Chiesa non è che costringa a rimanere, cioè non battezzato non è che venga forzato a essere, a, a essere dentro nella Chiesa, stiamo parlando di, di persone anche all'interno della Chiesa, da parte della Chiesa e per chi è nella Chiesa. Concepire come doverosa la tutela della libertà di professare qualsiasi fede è già permettere un danno per le anime. Non è lecito aderire consapevolmente all'errore. Ora è chiaro che esiste Elia in, in teologia, ce lo insegna il catechismo, ce lo insegna San la cosiddetta ignoranza invincibile. Quindi sì. si può appartenere alla Chiesa di desiderio, senza neanche sapere che la Chiesa esista, metti... L'ultima persona in un continente sperduto, che non abbia mai sentito parlare di Cristo dei Vangeli. Al giorno d'oggi è difficile, eh? Al giorno d'oggi è difficile, ma l'ipotesi ci sta. Allora, se comunque corrisponde ai dieci comandamenti che sono iscritti ai nostri cuori, può comunque salvarsi. Questo ce l'ha sempre insegnato la teologia, è il concetto di ignoranza invincibile. Il problema è che qui non abbiamo a che fare con l'ignoranza invincibile. Noi stiamo, diciamo. Eh, asserendo in maniera positiva che qualsiasi culto va bene mh? e lo stiamo facendo, tra virgolette, tra virgolette, tra virgolette dall'interno, non dall'esterno, dall'interno della chiesa, tra virgolette, sia chiaro. Non so se ci sia qualcosa da commentare, altrimenti io no, vado. È chiaro, chiaro, vai avanti, molto chiaro. Ok. La dichiarazione nostra etate, che è un po' anteriore, 20 ottobre del 65, aveva già aperto la via dicendo che anche le altre religioni riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Non so, parla ad esempio eh, del fatto che la Chiesa guarda con stima quei musulmani che adorano l'unico Dio vivente, sussistente, misericordioso e onnipotente, benché essi non riconoscano Gesù come Dio lo venerano tuttavia come profeta e onorano la sua, vergine, la sua madre vergine Maria. Poi si parla del buddismo, si parla dell'induismo, dell'ebraismo, eccetera, si parla di altre cose e sostanzialmente si dice, ripetiamo, che tutte le religioni riflettono un raggio di quella verità che illumina, che illumina tutti vita. gli uomini. Okay? La convivenza quasi intima fra le diverse fedi deve avvenire nell'ottica di una fraternità universale. Proprio come è intitolato l'ultimo paragrafo, il quinto del documento. Il quinto del documento. Allora, anche qua, un piccolo commento per chi di più eh, non mi sento neanche di fare. Sarà pur vero che le altre religioni insegnano cose giuste e oneste? Che ci sia qualcosa di. difendendo anche la legge naturale? Sarà pur vero questo? Non lo mettiamo in dubbio. D'altro ca canto, però attenzione, è anche vero che se non si limitano a questo al piano naturale, ma si oppongono comunque alla fede cattolica perché? Perché escludono la rivelazione e i dogmi, già che mai si limitano alla sola difesa della legge naturale, ma propongono anche una visione d'insieme anche relativa al mondo soprannaturale. D'accordo? Allora, che qualcuno che è fuori dalla Chiesa e che vuole stare fuori dalla Chiesa dica questo, sinceramente non mi sorprende, non, 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 non dico nulla, ma queste sono cose che provengono da quello che dovrebbe, dovrebbe essere un documento, diciamo, un documento conciliare, anzi, che è un documento conciliare. Qu è, questa è, è la differenza. Allora. I documenti conciliari che abbiamo testé menzionato comportano l'impressione di un abbandono dell'assolutezza della Chiesa Cattolica come unica vera Chiesa di Cristo. Che questo fosse l'obiettivo voluto o meno, solo Dio ovviamente può giudicare dell'intenzione delle, 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 delle persone, della, della esatta inter, intenzione delle persone. Noi possiamo dall'esterno dedurre qualcosa, ma è Dio. Che conosce i segreti del cuore, comunque, comunque che fosse voluto meno, è proprio questo il dubbio che viene generato nel fedele. È questo il dubbio che viene generato nel fedele. Ora, anche solo la percezione di distacco dalla tradizione bimillenaria è un fatto di per sé disorientante. È un fatto di per sé disorientante, che proprio fosse anche solo non la realtà. Io credo che in realtà ci sia proprio un distacco, ma fosse anche il generare un'impressione. Già questo sarebbe un problema grave, gravissimo. In ogni caso, i frutti i frutti di queste innovazioni non sono mancati. Per brevità, io citerò solo alcuni pochissimi esempi. Allora, guarda. Quello che penso sia uno dei più famosi di tutti, sì, sì. l'incontro interreligioso per sì. la pace di Assisi. Siamo il 27, nel, nel 27 ottobre del 1986, e in quello stesso anno, proprio nella città di San Francesco, che oggi viene passato come un santo pacifista ed ecumenico, eh, que, questo è quello che si vuol dire oggi. Eh, nel discorso fatto dal 20, il 27 ottobre del 1986, Giovanni Paolo II fece un appello alla pace mediante la collaborazione fra le diverse religioni nella preghiera. E proprio la preghiera, cito testualmente, pur nella diversità di religioni, esprime una relazione con un potere supremo che sorpassa le nostre capacità umane da sole. Quindi un potere supremo. Comunque la preghiera è una relazione a un potere supremo che sorpassa le nostre capacità. Non fu avanzato in quell'occasione nessun invito di conversione ai capi, ai capi delle varie religioni, nessuno. Ma soltanto, diciamo, un'unità d'intento di pace. Quanto all'ambito religioso, ognuno venne lasciato la propria retta coscienza. D'accordo? Citiamo, citiamo. Il fatto che noi, discorso di Giovanni Paolo II, siamo venuti qui <coughs> Non implica alcuna intenzione di ricercare un consenso religioso fra noi o di negoziare le nostre convenzioni di fede. Né significa che le religioni possono riconciliarsi sul piano di un comune impegno in un progetto terreno che le sorpasserebbe tutte. Né esso è una concessione a un relativismo nelle credenze religiose. Perché ogni essere umano deve sinceramente seguire la sua retta coscienza nell'intenzione di cercare e di obbedire alla verità. Il nostro incontro attesta soltanto questo è il vero significato per le persone del nostro tempo che nel grande impegno per la pace l'umanità nella sua stessa diversità deve attingere dalle sue più profonde vivificanti risorse in cui si forma la propria coscienza e su cui si fonda l'azione di ogni popolo. Prendo atto, prendiamo atto. Che cosa successe però ad Assisi? Ora succede che quello che viene avanzato in questa richiesta non è la pace di Cristo, ma la pace del mondo. Cioè, non so se tu Elia abbia questa, questa impressione, ma l'invito non è alla pace di Cristo, ma alla pace del mondo, fuori dalla verità che ognuno dovrebbe ricercare a questo punto a modo proprio. In quei giorni, intanto, intanto sull'altare della chiesa di Santa Chiara vennero sgozzati dei polli per l'esecuzione dei riti, di riti animisti antichi. I pelli rossa poterono danzare in chiesa. E sopra il tabernacolo dell'Abbazia di San Pietro ad Assisi fu posta la statua di Buddha. Okay, questo è quello che successe. Sì. 14 maggio 1999, Giovanni Paolo II accoglie una delegazione proveniente dall'Iraq, bacia il Corano, lo sappiamo, questi sono fatti insomma noti, e in tempi più recenti si è assistito anche ad altro. Nell'ottobre del 2016, per esempio, vediamo se qua... Ah, ok. Per esempio... La statua di Lutero, nemico giurato della Chiesa e della Messa e del Papato, non critico, nemico giurato, tutte le, 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 le ingiurie che, il, che Lutero scrive contro, contro il Papato, contro la Messa, cioè, bisognerebbe andare a leggerle, a recuperarle. Fu ospitata in Vaticano, fu ospitata in Vaticano. Nell'ottobre del 19 abbiamo la statua della Pachamama, la Dea Madre Terra, no? che è nel culto attuale dell'ecologismo, che tra l'altro è, direi anche, allora è una manifestazione piena di quella libertà di culto tanto ricercata. Difatti giunse in Vaticano. Nell'ottobre del 19 la Pachamama fu portata a San Pietro in Roma. Il 4 ottobre ebbe luogo una cerimonia, tra virgolette, nei giardini vaticani alla, per, alla vigilia dell'apertura del sinodo della massonia. Fu una, una cerimonia in sostanza idolatrica di adorazione di questa, di quasi di adorazione di questa, di questa dea. A conclusione quindi di questo lungo commento che abbiamo fatto di alcuni dei documenti dedicato, dedicati al tema della libertà religiosa, io vorrei ricordare le parole di Cristo. Quando egli affermò come il riconoscimento e l'accoglimento della verità comportino la discordia fra gli uomini, specialmente fra quelli più vicini, e non la pace del mondo. Cosa dice nostro Signore? Non pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Io sono infatti venuto a mettere in discordia il figlio col padre, la figlia con la madre, e la nuora con la suocera e i nemici dell'uomo saranno i suoi familiari. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, e chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce, non mi segue, non è degno di me. Chi terrà da conto la sua vita la perderà, e chi l'avrà perduta per causa mia la ritroverà. D'accordo? Queste sono le, le parole di nostro Signore. Se abbiamo ancora un po' di tempo, io vorrei fare così... Mh, sì, direi di finire e passare anche al all'altra parte, la salvezza è anche fuori dalla Chiesa. Questa, questa la facciamo la volta prossima Elia. Ah sì? Sì, 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 sì perché Adesso credo che sul... L'ha penso già quasi un'ora quindi hai ragione. Sì, io Va. la farei la prossima, onestamente okay. la farei la prossima. Io Elia, detto stiamo, questo... Non ho... Stiamo difendendo una... una um, de, de, delle ipotesi eh, o delle tesi a priori, stiamo enunciando, anzi si sta portando documentazione, quindi è tutto qua non c'è non una tesi precostituita, c'è l'avanzare con documenti alla mano, e secondo un ordine logico, razionale di procedere, tutto qua. Quindi, Mauro, siamo alla fine? Sì, assolutamente. Eh, sarà durato un po' di più del precedente, ma credo che anche questo valga la pena. Anzi, se qualcuno può, magari ci aiuti a divulgarlo perché. Non basta solo ascoltarlo per se stessi, ma vale la pena anche divulgarlo presso persone che si conoscono o presso magari, che ne so, qualche altro qualche profilo, qualche altro canale. Eh, questo sarebbe veramente un'opera di carità. Quindi grazie, Mauro, e ci vediamo eh, la prossima volta e continuiamo. Con la quinta, sarebbe poi la quinta puntata su questo argomento, che è un argomento molto tosto ma fondamentale per cercare di orientarsi nella grande confusione che attualmente impera e che purtroppo presumo aumenterà. Grazie Mauro, e alla prossima. Un saluto a tutti, arrivederci.